Allora, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del computer. Ed è molto cambiato, come vedete, siamo su Paint 3D. Perché oggi faremo delle pixel art da computer. Allora, se avete Paint 3D dovete aprire un nuovo coso. Cioè, un nuovo foglio. E dovete scegliere penna a pixel 3P pixel. È praticamente uscito piccolino. Alcune volte io li stampavo quando avevano poco colore, così almeno me li tenevo per me. Allora, come si deve fare? Quando volete fare un pixel art, io cerco su Pinterest delle immagini delle pixel art. Ora vi faccio vedere. Vedete? Qui ho cercato pixel art. Mi sono usciti tutti questi. Aspettate però. Qua. Guardate pure la Nintendo. Facciamone uno un po' facile. Anche. Facciamo. Il pappagallino. Troppo carino. E adesso. Allora. Voi non potete vedere il pappagallino perché ce l'ho sul dato che ho il doppio schermo, ce l'ho sull'altro, quindi è più facile in questo modo. Comunque, prendiamo il nero e cominciamo da sotto. Così lo copiate pure dal mio video. Si devono mettere la riga, io non la conto mai, però. Allora, per tre volte così, una sopra l'altra. Quindi, due, 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 due e due. Tre volte. Adesso faccio solo i contorni. Poi questo, poi così, così. Due di qua e due di qua. Poi adesso praticamente devo prendere il marrone. Perché c'è una parte marrone qua. Devo fare un attimino che conto. Devo fare 16 quadrettini. Allora, però devo iniziare dal centro. Faccio 4 volte 4. Allora, ho già scritto. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, devono esserci mezzo fin qua e devono esserci almeno 5 fuori da qui, quindi sono già 2, 3, 4 e 5. Poi di qua sempre 5 fuori. 1, 2, 3, 4, 5. Lo dobbiamo alzare sempre del marrone per di 3. Ok. Adesso però qui nella terza riga devo fare. Ci sono delle parti anche nere e c'è anche un po' di pappagallo. E c'è qua, ho sbagliato, così, poi tre neri, poi due, poi questo tre, poi uno, poi uno, poi qua. Vedete che sono tutto poi e 4 qua, 1, 2, 3, 4. Ok, adesso coloro la parte marrone. Ecco, appunto, sbagliato pure colore. Ok, ecco, ho già sbagliato.
Comunque, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Siamo già quasi 140, raga. Ok, rieccoci sul nostro caro pappagallino, ancora non fatto. Ok, la parte marrone l'ho fatta. Ora devo fare anche da questa parte i quattro neri. 1, 2, 3 e 4. Poi adesso facciamo come prima i contorni e poi coloro di dentro e faccio la faccia praticamente. Allora, questo così. Poi ovviamente lo copio dall'altra parte. Poi, no, ho sbagliato. No, è giusto, però devo aggiungere qua uno nero. Poi, qua è lungo, 4, 1, 2, 3 e 4, e poi qua 2, 1, 2, qua 1, poi devo un attimo alzare le immagini, qua 2, 1 e 2, 2, poi qua sopra sempre 4, 1, 2, 3 e 4, poi qua sempre 2, e vabbè, adesso un attimo lo stop e quando finisco i contorni vi faccio vedere. Allora, eccolo, ho fatto i contorni e adesso devo prendere. Allora, qui sotto dobbiamo colorare tutto di rosso. Allora, come vedete la parte rossa è colorata, poi di rosso, quindi facciamo prima il rosso, dobbiamo colorare qua, qua, fino a qui sopra, per ora. Non ho sbagliato. Se sentite l'urla, può capitare. Ok, può capitare. Poi 3 qua, e devo mettere due neri. E qua colorare tutto di rosso. Poi le ali vedrete. Poi metto un po' di giallo che vi sto facendo, ma ora vi farò vedere quando finiremo questo qui, vi farò vedere delle altre cose che ho fatto io. Poi, allora questo dopo dura 15 minuti, quindi mi devo sbrigare. Poi dobbiamo fare un attimino. Poi dobbiamo fare così, questi quattro per 5 volte, dato che ne ho già fatto uno per 4. Ok, adesso la parte dobbiamo continuare con il rosso e praticamente dobbiamo fare così, metto tutto questo, poi scusatemi che qua mi blocco, devo lasciare uno bianco perché c'è una parte bianca e poi. Perché diventa bianco? Vabbè. Poi devo. Vi faccio vedere solo una parte, perché dall'altra parte è rispicciato e dovete solo rifarlo. Ecco. E poi tutto. E poi non è tutto rosso, perché questa parte c'è una parte dove c'è l'occhio, ovviamente. E poi. E poi. Ho sbagliato già. Che questo qua è più alto. Ok, adesso è giusto. Poi qua devo fare così, ok? Tipo a cuore, qua un altro tipo di cuore. E qua. Poi qua devo un attimo correggere. E qua pure.
Così. Allora. Ora coloro e faccio vedere. Allora, non faccio subito vedere perché prima vanno fatte le ali solo così. Un po' blu e un po' giallo. Ok. Ok, allora, come vedete dovrebbe uscire così, ma qui dentro ci va gli occhi. Allora, così, io faccio così per contare. Uno e due, e poi il terzo, e lascio, e poi li rifaccio bianchi. E un occhio è fatto. Poi, di qua, facciamo la stessa cosa. Io ho sbagliato. 1, 2 e 3 e poi 2 e li faccio in bianco ed eccolo qui il pappagallino. Ora prendo l'immagine di questo, eccola, ed è così, guardate. E adesso vi farò vedere le cose che ho fatto io, che ho copiato sempre da Pinterest o Pinterest. Allora, questo qui lo salvo, non gli metto ancora il nome, senza titolo. Ed è questo, adesso vedete. Questo qua però un fiocco ancora non è finito, perché può capitare, no? Poi, dove sono? Questo qua era uno che non ho finito, questo. Salvo perché tanto qua modifiche non ce ne sono. Questo qui che ho fatto ieri, che ho stampato anche, che c'è qua stampa. Poi c'è alcune cose, sono un po' uscite. Poi c'è questo all'inizio, ho fatto tutti questi qua. L'unicorno è stato il mio primo, poi ce ne sono tantissimi qui. Poi c'è questo, che ho anche stampato. Sono le due lumachine e poi c'è questo, se si carica, il fantasmino che ho sempre stampato. Vabbè, ci vediamo al prossimo video e ciao ciao.